Del gruppo EFD, l'onorevole Salvini per 2 minuti. Grazie Presidente. Ma mi ringrazio per la buona volontà, ma mi sembra che sia tanta aria. Ricordiamo la direttiva sui ritardati pagamenti. Dovrebbero pagare le pubbliche amministrazioni entro 30 giorni le imprese e gli artigiani. In Italia non succede quasi mai. Quindi questo mi sembra sia l'ennesimo documento, con anni e anni di lavoro, che giustifichi lo stipendio e il posto di lavoro di qualche centinaio di burocrati europei che vanno a complicare la vita a imprese, lavoratori e sindaci. Le gare europee complicano, si sarebbe potuta alzare la soglia per aiutare il chilometro zero, per aiutare le imprese locali. Non so se a Bruxelles qualcuno se n'è accorto, però c'è crisi. In Italia c'è un tasso di disoccupazione giovanile che non c'è da 40 anni, oltre il 40%. E invece no, e invece è giusto che in Italia vengano a lavorare imprese da ogni dove senza rispettare i diritti e il rispetto sull'ambiente e sul lavoro, se non con vaghi cenni. Nessun limite ai subappalti, quindi nel nome del libero mercato, del liberi tutti, del profitto e del guadagno, la criminalità organizzata potrà continuare a fare, forcare, comprare, investire. Si sarebbe potuto e dovuto fare di più. Nessun ostacolo vero all'invasione di beni e servizi da paesi che non rispettano i nostri standard di qualità, che sfruttano i lavoratori. Io anche in questo dibattito ho sentito parlare di consumatori, di clienti, di mercato. Siamo uomini e donne. Io non sono né un consumatore, né un cliente, né un uomo a tempo determinato. Siamo uomini e donne che pensano a un'altra Europa, un'Europa fondata sul lavoro, sul rispetto e sul lavoro delle imprese locali, sulla storia, sulla cultura, sulla tradizione, sulle identità, che in questo palazzo contano poco, ma penso che conteranno molto di più dopo le elezioni del prossimo 25 di maggio. Grazie. Grazie al signor Salvini. La ringrazio, onorevole Salvini. Onorevole Salvini, c'è un cartellino blu dell'onorevole Tarabella. Onorevole Tarabella, prego. Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhl, Malcolm Harbour, Dennis De Jong, tutti shadow relatori come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Signor Salvini. Onorevole Salvini, prego, ha facoltà. Grazie, io non me la prendo. Ci sono colleghi di sinistra che querelerebbero per dichiarazioni di questo tipo. Ci sta, ci sta. Ci sta il dissenso, ci sta il consenso, quindi non me la prendo anche perché so che il Presidente su molti punti la pensava come me, la pensava come la Lega Nord, avrebbe voluto ottenere di più, fare di più per la tutela delle aziende, per la tutela dell'ambiente. So io, come sa lui, che il documento finale non porta a casa neanche un terzo di quello che io e lui avremmo voluto. Quindi non me la prendo, gli lascio le sue opinioni. Io alle piccole e medie imprese, lombarde e italiane, porto in dote il nulla, perché questo dal mio punto di vista è il nulla. Quindi lo ringrazio per lo stimolo a essere più presente, la prendo da questo punto di vista. L'avrei fatto molto volentieri se non avessi avuto fin da subito la certezza che saremmo arrivati al niente, o quasi, nel nome del mercato. E siccome so che tanto io quanto lui, pensiamo che l'Europa potrebbe essere qualcosa di diverso, non mi offendo e gli mando un abbraccio. Tiene la parola per 1 minuto. Ha facoltà per 1 minuto ora l'onorevole van der Kammen dei non iscritti.